Amici italiani in Italia e all'estero, sono Fabrizio Ciancio, proprietario e fondatore della radio italiana in Florida, la radio del buonsenso, di accogliere tra di noi un altro collaboratore importante, Stefano Becciolini, classe 1964, blogger, opinionista, influencer. Sentiamo quindi il suo approfondimento sulle notizie di attualità di oggi. Ormai in Europa ci eravamo abituati a tutto negli ultimi anni, dal primo attentato al Charles Hebdo. Il problema è che le cose sono cambiate. L'attentato di Strasburgo di ieri sera, o perlomeno questo gesto di questo jihadista criminale già pregiudicato sotto attenzione delle forze di polizia francesi, che non si sa per quale motivo più tengono sotto controllo le persone e più questi fanno atti terroristici, è passato in Italia non assolutamente inosservato, anzi attenzionato, però quello che è l'opinione comune di molte persone che questo attentato è un atto dovuto dopo quello che è successo in Francia negli ultimi 20 giorni con i gilet gialli. Infatti ieri era comparso un post dove si chiedeva a quando il prossimo attentato, che sarebbe caduto come il calcio sui maccheroni. Infatti è proprio così. Macron lunedì sera si è presentato ai francesi facendo delle dichiarazioni che non hanno convinto assolutamente nessuno, perlomeno una stretta minoranza. Infatti i gilet gialli hanno già confermato per sabato ancora manifestazioni, lo stanno facendo tuttora e stanno tenendo sotto scacco la Francia e il governo francese. Il governo francese, perché oramai tirare a talmente tempestosa che si parla quasi di missioni forzate. Se non ci fosse l'Europa che tiene Macron per i capelli, probabilmente sarebbe già accaduto e sarebbero già a una data di nuove elezioni. Per quanto riguarda la Francia, è in ginocchio perché si dice che già in un mese abbia perso un 1,2% di prodotto interno lordo, cioè hanno calcolato che se la protesta dovesse durare un anno, cosa che non accadrà mai logicamente, ecco, ma questa protesta sta creando seri problemi, poi soprattutto ai commercianti e alle industrie anche di alimentari sotto il periodo natalizio. Ora, il vero problema qual è? Il vero problema sono le promesse che ha fatto Macron ai francesi, cioè quello di aumentare il salario minimo di 100 euro al mese dal 1 gennaio e anche detassare gli straordinari. Ecco, voi direte, ma se accettano i francesi si prendono 100 euro in più al mese. No, ma il problema è che la Francia non è un paese sovrano come l'Italia. In teoria la Francia dovrebbe rifare il piano economico da sottoporre a Bruxelles e Bruxelles dovrebbe dire no, esattamente come sta facendo per l'Italia. Questo atto di Macron ha dato via alla casus belli del governo Movimento 5 Stelle Lega, perché non... l'Europa dovrà tenere sotto controllo questa idea di Macron di promettere ai francesi. Allora le cose sono due: o sta promettendo a UFO, quindi che non manterrà, oppure ha già preso accordi con Bruxelles. Non credo che abbia fatto le cose avventatamente, ma questo creerebbe un precedente per cui l'Italia assolutamente potrebbe appellarsi con tutto quello che ne conviene. Capite che i prossimi 4 mesi quindi in Europa sarà un grandissimo casino, perché probabilmente negli Stati Uniti è arrivato l'eco dei gilet gialli francesi, però negli Stati Uniti non è arrivato l'eco che non esistono solo in Francia, sono nati già da 2 settimane in Spagna, Belgio, Olanda, e si sente per vie traverse, perché comunque gli organi di informazione non ne parlano, che hanno già iniziato a manifestare anche in Germania. Ora, anche noi qui in Italia siamo venuti a conoscenza dei gilet gialli praticamente da 10 giorni, 12 giorni. Allora, io personalmente già dal 18 novembre avevo preso accordi per le informazioni con i primi gruppi dei gilet gialli. Però se non fosse stato per noi del web, probabilmente ne avrebbero parlato molto, ma molto meno sporadicamente. Che cosa accadrà adesso in Francia dopo l'attentato di ieri? Questo è una grandissima incognita. Grandissima incognita perché sembra per il vulgo, per noi,
che l'attentato di ieri sera sia stato messo in atto ad opera di un criminale, come detto prima, ma dietro ci sia la regia dei servizi segreti francesi, proprio per creare il casus belli per iniziare una nuova strategia della tensione, quindi reprimere ancora più duramente di quello che è stato fatto in Francia le rivolte dei francesi e instaurare sempre più un governo di polizia. Altra cosa che sicuramente negli Stati Uniti non si è tenuta a conoscenza è che le forze di polizia francesi, soprattutto la gendarmeria, con i blindati marchio Comunità Europea, e probabilmente si tratta dei primi reparti della GENFOR, che è la gendarmeria europea francese, che a mio avviso il governo italiano dovrebbe fare delle indagini per renderla fuori legge, perché questi trattati sono stati firmati all'insaputa degli italiani, ecco, è intervenuta nelle manifestazioni in Francia. Ci sono tantissimi video di poliziotti della gendarmeria francese che hanno usato atti di violenza inaudita verso i manifestanti. Questo grazie a noi blogger che in Italia sono arrivate le prime immagini già da sabato e domenica di violenze gratuite fatte ai manifestanti. Ecco, questa è la situazione, una situazione sicuramente non tranquilla per niente. La vecchia Europa, dopo decenni, e comunque negli ultimi 7 anni, aveva questo velo pietoso di berbenismo tecno-burocrate europeo. Dopo decenni si sta animando anche troppo e troppo pericolosamente, ma questo non certamente perché ci sono dei facinorosi che vogliono creare problemi, ma perché questa Europa così com'è sta stretta alla maggior parte dei popoli. E non credo neanche che dietro alle manifestazioni dei gilet gialli ci sia Le Pen o altre frange di estrema destra, no, qui non c'entra niente la politica, qua non c'entra niente più la destra e la sinistra, qua c'entra solo dei popoli che sono stanchi di essere stati schiavizzati, monopolizzati, colonizzati dalle multinazionali e dal globalismo. Ecco, questa è la breve sintesi e vi terrò aggiornato, non dico giornalmente, ma periodicamente su degli sviluppi. Speriamo che ci siano sviluppi positivi. Grazie a tutti e dall'Italia un saluto da Stefano Becciolini.